Stai con me in pioggia di sole, stai con me nel bene e nel male. Quando tu non ci sei, stai con me che a volte mi perdo. Senza te in questo deserto, stai con me, perché mai come adesso ho bisogno di te. Quanta vita che corre via, augurandomi che non sia tardi ormai per ritrovare in te me stesso. Credi, siamo nati insieme e cresciuti qua. Anelli di catene uniti per non spezzarsi più. Se avrai rimpianti, non dimenticare il mare. Calmo nel... Buonasera, senta, come è stato realizzato il crocifisso? Allora, il crocifisso è stato realizzato con legno di arancio, fatto le bruciature con un pirografo e inoltre è stato realizzato con il cordoncino che utilizziamo per fare le legature solitamente nei campi, e quindi è tutto originale, non c'è niente di artificiale. Volevo sapere se è la prima volta che l'ho fatto, che l'ho realizzato, oppure ogni volta regalate sempre il crocifisso? No, dipende il tipo di evento, a seconda dell'evento. Se è un evento tipo ecclesiastico, non so, un parroco oppure delle suore, quello che è, allora sì, a questo punto vengono realizzate a secondo il tipo di arancio. Quindi ricordiamo legno e... legno di arancio. Di arancio, sì. E poi il cordoncino che viene utilizzato per le legature che facciamo nei campi. Ok, grazie tantissimo. Tanti, se avrai rimpianti, non dimenticare il mare. Calmo nei mattini limpidi. Quella voglia di partire che ci mette ancora i brividi. Stai con me e tutti i miei giorni, quelli no,
Vengono rinnovati i voti e che loro che hanno finito il discernimento e il noviziato
C'erano i primi il Vangelo e la medaglietta con il simbolo dello scapolare. I secondi emettono la confessione temporanea ed indossano lo scapolare. Il terzo ordine si inserisce a pieno titolo nella pastorale della parrocchia, avendo il parroco anche come direttore spirituale. Da qualche anno sono nati i Fiori del Carmelo, bambini da 0 a 10 anni che iniziano i più grandi durante la novena a luglio e la sedicina a novembre a recitare il Santo Rosario. Nella mensa si custodisce una reliquia di San Raffaele di San Giuseppe, sacerdote polacco carmelitano, canonizzato nel 1991 da San Giovanni Paolo II, che è stato scelto dal Papa come intercessore. L'anno pastorale carmelitano inizia con un giorno di ritiro residenziale con i confratelli della Calabria, mentre a giugno, in prossimità della chiusura dell'anno, si partecipa al convegno di 3 giorni che vede presente tutti i top della provincia napoletana. Il convegno è aperto a tutti coloro che vogliono ascoltare la parola di Dio e conoscere meglio il Carmelo. Anche alle riunioni settimanali assistono persone che sono interessate all'ascolto. Il nostro terzo ordine si avvale di un consiglio formato dalla Presidente, da 2 consigliere, perché il numero varia a seconda dei componenti del corpo, dalla segretaria cassiera, che è una delle consigliere, e da 2 maestre di formazione. Una delle maestre di formazione rientra nella stessa consigliera segretaria, che attualmente è stata anche eletta consigliera provinciale, quindi c'è un bel da fare. Il rinnovo delle cariche del consiglio avviene ogni 3 anni e i membri vengono eletti dagli aderenti. La Presidente, segnalata dagli stessi, deve ottenere la convalida da parte del padre provinciale, che oggi è padre Enrico Ronzini. Il parroco, presente ad ogni riunione di consiglio, ha diritto di voto, ma non può essere votato, e segue l'ordine nell'esplicazione di uno dei testi scelti per il cammino dal consiglio provinciale, in perfetta sintonia con quelli che sono i temi suggeriti dalla Chiesa Universale. Oggi noi siamo 12 terziari che abbiamo emesso i voti perpetui, una alla professione temporanea, un'altra sta ultimando l'anno del noviziato e altre 2 stanno frequentando quello del discernimento. Lo Spirito soffia dove e quando vuole e noi cerchiamo che ci guidi e ci aiuti suscitando nuove vocazioni attraverso una nostra vera e buona testimonianza di fede. Grazie per avermi ascoltata. Ringrazio il Signore per il dono delle consorelle messe sul mio cammino e anche a nome loro sono lieta di invitare le suore che da oggi abiteranno le nostre case a vivere con noi tutti i vari momenti che il Signore ci concederà. Ancora grazie per essere qui e se potremo essere utili con i nostri limiti lo faremo con gioia. Grazie. Per cercare, con le rappresentazioni che annualmente mettiamo in scena, di trasmettere dei messaggi positivi e attinenti alle tematiche cristiane, non solo per i giovani che fanno parte della nostra comunità, ma per l'intera società in cui viviamo, il tutto condito con molta ironia. Questa attività è stata fortemente incoraggiata anche dal nostro amato parroco, Don Gaudioso, che ci segue con amore e discrezione. Siamo tra di noi molto affiatati, ma siamo nello stesso tempo un gruppo aperto a tutti, pronti ad accogliere chiunque voglia farne parte. Ne è dimostrazione il fatto che da poco tempo abbiamo formato una sezione composta da giovanissimi che hanno espresso la volontà di voler crescere in
insieme a noi da questo punto di vista. A nome dell'intera compagnia, porgo quindi un caloroso benvenuto a voi, sorelle, con l'augurio e la speranza che anche voi un giorno possiate rendervi disponibili a qualche esperienza condivisa. Anche noi della sezione ragazzi del laboratorio teatrale parrocchiale vogliamo porgere un caloroso ed entusiasta benvenuto a voi sorelle, che da oggi entrerete a fare parte della nostra comunità. Come detto, siamo da poco entrati a fare parte di questo gruppo e ci stiamo attivando, nonostante per impegni personali, a realizzare una commedia teatrale, dedicandoci a questo con molto entusiasmo. Questa esperienza ci ha consentito di superare la timidezza e l'individualismo, formando nuove amicizie e sperimentando la gioia dello stare insieme, il rispetto gli uni per gli altri e di volersi reciprocamente al bene. Come il nostro caro parroco Don Gaudioso, instancabilmente, ci ripete rendendosi perenne sempre.